Udite, udite, dall'Australia una notizia sconvolgente, sensazionale ma vera. Sembra una battuta ma non lo è. Sembra una barzelletta, non lo è. Purtroppo fa nascere tanta ilarità, è vero. Forse anche un sorriso, anche più di un sorriso. Io vi mostro la notizia così come l'ho vista io. Questo manifesto era in uno studio dove fanno esami clinici, specificamente colonoscopie, endoscopie, eccetera. Lo leggete in inglese, ve lo spiego in italiano. Si cercano dei volontari, che siano sani ovviamente, che verranno pagati per la loro pupù, cacca, dite pure in francese merda, $600 per 30 donazioni. $600 per 30 donazioni, vale a dire che ogni vostra cacca vale circa in media $20. Ci sono dei requisiti importanti, a parte essere giovani dai 18 ai 65, giovani, insomma, l'età compresa dai 18 ai 65 anni. La cacca deve essere di buona qualità, chiaramente, però bisogna portarla, dipende dalle situazioni, calda calda, appena fatta, alle 9.30 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, presso questo centro che si trova in Five Dock, un sobborgo vicino Sydney. Non sto scherzando. Questa ricerca è approvata anche dalla locale università, che è appoggiata da un ospedale locale. Cos'è questa ricerca? Perché si cerca la cacca? Per fare un trapianto. Non sto scherzando, ridete quando vi pare, perché la notizia è vero, fa ridere, però non è uno scherzo. È un trapianto di cacca, perché si sta studiando come intervenire su questa sindrome, che chi non ce l'ha non sa cosa vuol dire, ma chi ce l'ha sa perfettamente che è un fastidio, una cosa terribile, e non viene voglia di ridere. La sindrome dell'intestino irritabile, una volta si chiamava colite, forse si chiama ancora colite, ma è una colite persistente che non va mai via, soprattutto quando uno è stressato, viene voglia di andare in bagno all'improvviso, a volte in una giornata si può andare 3, 4, 5, c'è chi va addirittura 8, 9 volte, e non c'è assolutamente per oggi una cura, c'è solo qualche pillola per cercare di calmare la situazione, di andare meno volte, meno spesso in bagno, però per il problema proprio reale non c'è ancora nulla. E questo dottore sta, insieme con un'equipe di ricerche qui in Australia, sta tentando, ormai sono anni, e sembra che sta avendo ottimi risultati questo trapianto della cacca sana in un ambiente, cioè nell'intestino di una persona che invece non funziona bene. Quanto costa il trapianto non ve lo so dire, ma è già in atto praticamente, però ovviamente ci vogliono dei donatori che abbiano la cacca sana praticamente, e a cui danno $600 per 30 donazioni. Sembra una notizia da ridere? Ci si può anche ridere, si può scherzare su tutto, ecco, però vi prego, non esagerate, lo scherzo è buono quando dura poco, si dice, perché chi soffre di colite, chi soffre di intestino irritabile sa cosa vuol dire. Lui non soffre di intestino irritabile, si intrufola sempre, è il piccolo Junior, che quando può si intrufola sempre, anche in queste situazioni poco delicate. Ciao a tutti!